Ragazzi, sono tornato e lo faccio con una recensione veramente molto grossa. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Raw Therapy. Scusatemi per questa lunga pausa che ha coinvolto il canale, purtroppo per una serie di motivi mi sono dovuto fermare, ma comunque nonostante tutto oggi andremo a vedere un oggetto veramente importante, il nuovo stabilizzatore Zhiyun Webill Lab. Si tratta di uno stabilizzatore che viene davvero dal futuro perché ha un design completamente nuovo, rivisto, che nessun altro stabilizzatore ha, e in questo senso è una grossa novità. Questo pacco è così grosso perché è il Creator Package. Il Creator Package che all'interno, oltre allo stabilizzatore Zhiyun, contiene anche tutta una serie di accessori utili, tra cui il Follow Focus. Andiamo quindi ad aprire questo scatolone per vedere tutto il benessere che vi è celato all'interno. Avete visto quanta roba? Prima scatola, stabilizzatore Webill Lab. Seconda scatola, un bellissimo monopiede. Terza scatola, il fantastico Follow Focus. Quarta scatolina, una cinghia da mettersi addosso per fare i fighi. Mini scatolina con lo smartphone holder. Ultima mini scatolina con un adattatore molto molto utile e molto molto furbo. Ce n'è ancora uno di questi, eh? Per finire, immancabile manualetto di istruzioni. Ed eccolo qui ragazzi, il Webill Lab, uno stabilizzatore veramente molto compatto che, nonostante questo, riesce a portare il peso di camere fino a 3 kg. E la sua particolarità è, oltre a quella di avere moltissime funzioni avanzate via smartphone, eccetera, eccetera, una struttura totalmente inedita che rende il tutto veramente molto compatto. La nuova scatola che porta lo stabilizzatore è anch'essa molto compatta, di polistirolo, molto figa, perché tante volte poi alla fine la scatola che ci danno non viene un granché utilizzata, e quindi apprezzato il fatto che venga fatta così leggera anziché quelle che c'erano una volta che erano rigide, alla fine si finiva per non usarle proprio. Benessere. Abbiamo il Webill Lab in tutto il suo splendore qui, la placca per la fotocamera a sgancio rapido, batterie con carica batterie molto simile ai modelli precedenti, un treppiede veramente figo, veramente premium, che serve anche da impugnatura, e andremo a vedere meglio dopo come si interfaccia con questi adattatori a sgancio veloce. E poi guardate le finezze, veramente un piccolo astuccio marchiato Zhiyun con all'interno un po' di cavi. Questo è lo stabilizzatore, veramente poco più grande di una mano, che riesce a sopportare il peso di praticamente tutte le mirrorless, quindi Sony compresa, con gli obiettivi diciamo più diffusi. Il design del Webill contiene anche molto il peso, perché in realtà le parti metalliche sono esclusivamente quelle dei motori, mentre per l'impugnatura, quindi questa e questa qui, sono fatte in una plastica molto bella con anche un po' di gommatura che appunto ci fa risparmiare peso. Questo perché noi questo stabilizzatore qui lo vogliamo sbattere nello zaino senza farci troppi problemi di quello che stiamo trasportando. Come va a salvare tutto questo spazio? Praticamente questa parte qui che vedete, questa qui, è quella che contiene le batterie, mentre classicamente nel design classico dei gimbal le batterie venivano aggiunte sotto la pulsantiera, quindi qui, e qui avevamo uno spazio aggiuntivo. Altri dettagli importanti da notare subito: questa che è la griglietta del Follow Focus, questi che sono degli sganci di sicurezza per i motori, quindi noi quando andiamo a riporre lo stabilizzatore nello zaino andiamo a fare semplicemente click. E dopodiché, una delle cose più importanti da segnalare di questo gimbal è come
avviene il sistema di sgancio rapido con queste levette. I blocchi di sicurezza sono presenti in tutti e tre gli assi e lo stabilizzatore va bilanciato come un qualsiasi altro stabilizzatore, mettendo la camera qui. Andiamo quindi a inserire le batterie prima di fare la prima accensione e lo andiamo a fare semplicemente spingendo questo vano batterie e inserendo appunto le sue batterie. Anche questo vano batterie qui secondo me è stato migliorato molto, perché prima gli stabilizzatori Zhiyun erano un po' più macchinosi per andare a cambiare le batterie. Questo perché dovevamo andare a inserirle qui nel manico e quindi bisognava svitare per mezz'ora, eccetera. Una batteria e seconda batteria. Richiudiamolo e andiamo ad accenderlo. Ok, eccoci qui con lo Zhiyun Webill Lab tutto quanto settato. Guardate qua che figo, ho messo sopra la mia A7R2 con ottica 16-35 f4 e ho settato anche già il follow focus dello Zhiyun. Ho anche collegato la camera allo stabilizzatore stesso per consentirne il controllo remoto. Quello che vi volevo far vedere inoltre è il funzionamento di questo sgancio rapido, che si toglie così e si riaggancia così, molto semplicemente. Lo sgancio rapido ovviamente serve per sganciarlo qui e agganciarlo velocemente qui per andare nella modalità caratteristica del Webill Lab. Allora, al di là della qualità veramente eccezionale di questo gimbal, che non lascia nulla al caso, abbiamo delle soluzioni veramente intelligenti, come guardate questi piccoli blocca motori per quando lo si trasporta, questo sgancio rapido per il treppiede, ma attenzione perché nel Creator Package ci viene dato anche questo monopiede, che quindi potremo andare ad agganciare in maniera rapida. Adesso lo metto qui anche se non ha molto senso. Guardate qua che roba. Allora, andiamo a vedere le funzioni di questo gimbal, che possono essere controllate tutte quante dallo schermino LED. In questo momento leggiamo ISO 2005, cioè sono gli ISO che in questo momento sono sulla mia Sony. Poi, se praticamente ci muoviamo con le varie freccette avanti e indietro, ci vengono fuori tutte quante le altre cose, quindi l'F4 della lente in questo momento, 100 che è il tempo a cui sto scattando, cioè un centesimo. Qui abbiamo anche ad esempio la compensazione dell'esposizione. Questo è ovviamente il REC, che se schiacciato va appunto a iniziare una registrazione. Poi abbiamo sempre su questo dorso il selettore per muovere gli assi in modalità lock. Vedete che il gimbal in questo momento si muove, vi faccio notare anche come si muova completamente a 360 gradi sul suo asse di panning. Vediamo che qui un altro pulsantino è il POV. POV è una modalità appunto che, se schiacciata, vi andrà a fare utilizzare il vostro gimbal in modalità POV, cioè anche con queste inclinazioni degli assi avanti, indietro, quindi un po' come se fosse una piccola GoPro. Guardate qui, whoop, whoop. Questa modalità qui era stata già aggiunta nello Zhiyun Crane Plus. Andiamo avanti col descrivere questi pulsantini che stanno qua sotto. Questi pulsantini che stanno qua sotto ci fanno accedere a un menu avanzato di calibrazione e regolazione dei motori. Se io vado ad esempio su motor, vado con questa freccetta avanti e in questo momento li ho messi su medium per dargli un pochettino più di forza, visto che comunque la mia Sony è abbastanza pesante. Diversamente, se scolleghiamo la camera, in questo momento ci viene una L gigantesca, che è la modalità lock. Se io su questo selettore qua a fianco vado a spostarlo su PF, PF è la modalità di pan follow, quindi praticamente il gimbal seguirà l'asse di panning con questi movimenti fluidi. Dopodiché, se io vado a spostare questo selettorino qui sotto sul lock,
andiamo sulla modalità loccata, quindi in questo momento il gimbal vedete che è loccato. Modalità Go è una modalità più reattiva per lo spostamento degli assi e per finire davanti, guardate qui, abbiamo un grillettino che se premuto, deve essere tenuto premuto, ci fa andare anche a fare il tilting della camera, vedete? Quindi le tre modalità sono molto semplici e ricordano un po' le funzioni che avevamo già spiegato nello Zhiyun Smooth 4. Però delle modalità quindi molto semplici che senza stare a impazzire con tanti sottomenu ci fanno accedere a tutte quante le opzioni di un gimbal. Ma andiamo a vedere l'altra peculiarità di questo sistema, che è questa rotellina qui. Questa rotellina qui è quella che fa, guardate, muovere l'anello di fuoco. L'anello di messa a fuoco, ovviamente, quando premuto, adesso siamo molto vicino a questo oggetto qui, il mio diffusore Adam, così mettiamo sfocato, mettiamo a fuoco in particolare lo sfondo dietro, torno indietro e metto a fuoco la cassa in questo modo. Il follow focus è questo qui che sta bippando, lo vedete qui, l'ho montato sulla destra della camera perché dovrebbe stare a sinistra ma non mi stava per un problemino di slitte e anelli di messa a fuoco. Vedete che è montato in questo modo qua sotto, c'è questo braccetto di metallo, tutto quanto in metallo ovviamente, anche il follow focus è in metallo e tramite un'interfaccia USB-C va a collegarsi qui sotto al gimbal, mentre questa è l'entrata per andare a controllare la camera. Direi che le nostre funzioni non sono complete se non andiamo anche a spiegare il funzionamento dello smartphone. Lo smartphone che si mette sul Webill in maniera da utilizzarlo come piccolo monitor, anche se il design, diciamo, inclinato di questo asse ci fa risparmiare già un bel po' di spazio, quindi il monitor in questi gimbal non è una cosa essenziale perché già il monitor della camera stessa si vede piuttosto bene. Vado a montare questo supporto sempre in metallo, fatto veramente molto bene. Prendiamo il mio telefono e con il solito trucchetto della molla qua dietro, voilà, eccoci qui, abbiamo messo il telefono. Telefono che ovviamente per funzionare con tutte quante le cose possibili della camera deve essere collegato qui al controllo remoto della Sony, quindi lo mettiamo così, ok, collegamento in corso e andiamo ad accendere subito l'applicazione Zhiyun e apriamo l'applicazione della Zhiyun che abbiamo già visto nel video del Smooth 4. Questo ve lo dico perché sostanzialmente la funzionalità che troviamo nello Smooth 4 la troviamo anche nel Webill Lab, che è qui. Una volta che abbiamo connesso il Webill Lab basta schiacciare camera e a questo punto si accede al menu principale dell'applicazione. Per attivare la trasmissione d'immagine della Sony basta cliccare qui ed eccoci qui. In questa maniera lo smartphone diventa un monitor esterno dal quale tra l'altro possiamo andare a controllare diverse opzioni. Allora, qui abbiamo il pulsante REC, qui abbiamo le diverse modalità di stabilizzazione, quindi LOCK, POV, FONGO, che è questa modalità diciamo più reattiva, e la modalità Vortex che spiegheremo nel prossimo video. Se schiacciamo cambiamo il rapporto dell'immagine da 16 noni a 4 terzi. Dopodiché qui abbiamo il pulsante delle impostazioni dove andiamo a controllare tutte le cose che potevamo già controllare nello schermino dello Zhiyun Webill Lab. Qui abbiamo ad esempio la ghiera dell'F, quindi per cambiare la nostra apertura. Abbiamo altre opzioni come ISO, compensazione dell'esposizione, web balance, addirittura abbiamo questa qui che sono le proporzioni auree, no? Direi, come sapete. Poi abbiamo ancora questi qui che sono le cose per tiltare. Metto il gimbal molto storto, guardate come adesso ad esempio, che per riportarlo esattamente nella sua posizione iniziale è un po' scomodo. Vado sul grilletto qua davanti, doppio clic
e lui torna completamente dritto. Questa qui è una cosa molto furba che era già presente ad esempio nello Xeon Smooth 4 per smartphone. Andiamo a vedere ancora che la A ci indica che siamo in modalità di priorità diaframmi, quindi se ad esempio vado a cambiarla sulla macchina foto e metto manual, vedete che in questo momento è M e quindi è cambiata. Altra opzione molto interessante è quello del tracking degli oggetti, che si attiva con questo pirulino qui. Andando ad attivare questo pirulino qui, noi sullo schermo dello smartphone possiamo andare a selezionare qualcosa che ci interessa, tipo questo astuccio delle cuffie. Vedete che lo Xeon si è centrato su quel oggettino lì e guardate, se io a questo punto ruoto il gimbal, vi assicuro che lo sta traccando. Ok, andiamo a tracciare questo qui. Ho tracciato il paio di cuffie, guardate il triangolino che è proprio sopra le cuffie. Se io vado a girare, il gimbal gira per tracciare la forma delle cuffie. Vedete? Questa funzione qui funziona meglio magari per persone, per fare movimenti automatici, però vedete che in questo momento il gimbal sta tracciando le cuffie. Ok, io direi che per oggi con questo video può bastare, l'abbiamo aperto insieme, abbiamo fatto i primi setup, abbiamo spiegato un po' di funzioni molto avanzate che questo gimbal è in grado di fare, consentendoci però di risparmiare tantissimo sullo spazio. Guardate veramente quanto è piccolo e quanto comunque riesca a portare su di sé un peso non indifferente. Inutile nascondervi che mi è piaciuto molto e che non vedo l'ora di farvelo vedere sul campo nel prossimo video, in cui andremo a utilizzarlo per girare un bel video nel quale cercherò di darvi i miei consigli per appunto utilizzare la combo mirrorless con un gimbal, sfruttando anche quelle che sono le nuove modalità di questo gimbal, come ad esempio la tamarrissima modalità Vortex. Quindi ragazzi, io sono sempre Luca, siete sempre su Raw Therapy, spero che vi sia piaciuto questo video, ci vediamo nel prossimo video del Xeon Webuild Lab, presto su questi schermi. Ciao!